È stato un onore per noi poter ospitare gli addetti ai lavori che grazie all'unione delle forze di Cives e di Michele Fundarò hanno realizzato questi videoclip formo-informativi sulla tematica. Ho detto ai ragazzi che sarà per loro un'opportunità non soltanto dal punto di vista formativo dell'educazione ambientale, ma soprattutto una riflessione che potrà avere una ricaduta nel loro vissuto. Abbiamo parlato di isola ecologica, abbiamo parlato dell'importanza della differenziazione, ma soprattutto della difficoltà di considerare che io sono me e il mio ambiente, l'ambiente in cui vivo. Siamo convinti che questo tipo di educazione, di sviluppo culturale vada fatto all'interno delle scuole, perché i ragazzi, e oggi è una testimonianza, sono stati molto attenti, hanno interagito, hanno accolto bene, sono le generazioni del futuro, sono coloro che dovranno dare le lezioni a noi adulti in merito di rispetto ambientale, in tema di educazione civica in generale, quindi risparmio dell'acqua, atteggiamento parsimonioso nei confronti dell'energia elettrica. E tutta una serie di cose che praticamente sono importanti e sono fondamentali per rispettare il nostro ecosistema e il nostro ambiente. Noi, grazie a questo progetto, devo dire grazie alla collaborazione della dottoressa Peraino, siamo riusciti a portare all'interno delle scuole dei cortometraggi bellissimi, dove il ruolo principale è stato proprio quello dei giovani, quello dei ragazzi che abbiamo chiamato baby moralizzatori. Moralizzano e stigmatizzano quelli che sono gli atteggiamenti degli adulti, gli atteggiamenti cattivi, buttare la carta a terra piuttosto che imbrattare la nostra città, perché a nostro parere il senso di appartenenza di oggi manca un po' in tutti. La nostra città è come fosse la nostra seconda casa e quindi va rispettata, non va denigrata, non va imbrattata. L'incontro con la scuola è fondamentale, abbiamo infatti voluto proprio puntare sulla scuola perché crediamo che oggi la scuola più che mai quale centro di aggregazione debba farsi promotrice di raggiungere questi traguardi di qualità e quindi di insomma educare e rieducare sia i giovani ma gli adulti insieme a, come dire, all'osservanza di regole condivise, sia nel rispetto della natura ma soprattutto nel rispetto del rapporto natura. Sono importanti questi incontri perché puntiamo sui giovani, ovviamente, perché per noi rappresentano per noi tutti il nostro futuro e perché crediamo nella loro capacità di proporre, come dire, con comportamenti virtuosi, orientamenti o anche invertire orientamenti culturali. I giovani che quando vogliono sanno essere i primi educatori degli adulti.